Stesia, dell'Ossola, della Valle Maira e Val Varaita, dell'Alto Torinese e quella delle Langhe. Tutto il Piemonte era interessato da questi voti. Anche lì eravamo all'avanguardia. Anche qui è dove sono iniziati i primi scioperi nel 43 e nel 44 che hanno fermato l'industria bellica tedesca e hanno portato poi il CLN a dichiarare la rivolta il 25 aprile del 45. Anche quella roba lì è partita da qua. E anche dopo la guerra, le più importanti battaglie per i diritti sociali, per far sì che quello Stato sociale che nasceva con le SOMS diventasse qualcosa di legge, qualcosa per tutti, si sono fatte qua. L'ultima grande battaglia sindacale dove il sindacato ha perso è stata la battaglia a Mirafiori nell'80, quando in Piemonte gli operai si ribellavano a una Fiat che voleva mettere per strada 10.000 persone e poi le ha messe per strada. Abbiamo visto cosa è successo da allora, come sono cambiati i rapporti tra capitale e lavoro. Siamo passati da una solidarietà tra i lavoratori, tra operai e colletti bianchi, a un sistema parcellizzato dove oggi questo è il nuovo quarto Stato, dove oggi un medico laureato è precario, dove oggi una ragazza madre single non sa come tirare avanti, dove oggi un agricoltore non sa come andare avanti e dove oggi anche una formazione di eccellenza ti porta magari a pensare di emigrare. E anche lì siamo partiti qui e da qua dobbiamo ripartire, perché noi non dobbiamo farci deprimere dai dati economici sulla nostra regione, sono stati citati prima, il numero di ragazzi che se ne vanno, i dati sul PIL, il fatto che il triangolo industriale non sia più da tempo Milano-Torino-Genova, ma sia diventato Milano-Treviso-Bologna. Noi non dobbiamo pensare però di essere marginalizzati per questo. Noi dobbiamo sempre tenere a mente che noi siamo la regione dove c'è quella luce illuminata, quella visione in prospettiva, quella visione riformista, avanguardista che serve anche oggi al paese e che non si deve sopire. Le visioni oscurantiste, medievaliste, legate e che strizzano l'occhio ai regimi totalitari o altro, non fanno parte della nostra regione, fanno parte magari di qualche altro territorio, ma non fanno parte del Piemonte. Noi siamo quella roba lì. Noi siamo liberali, siamo per la difesa del lavoro, siamo per i diritti sociali e questo vuol dire identità nei valori. Vedete, anche se magari quando parliamo con gli amici del Veneto ci sentiamo un po' meno, perché diciamo, noi piemontesi abbiamo un po' l'accento, ma siamo tutti mischiati, si parla poco piemontese. Gippo Farassino lo cantava 40 anni fa a Turin, ma si parla più piemontese. E mentre invece sentiamo altri territori dove c'è un'identità territoriale molto più forte, una lingua molto più forte. Ma il fatto di non avere tutti lo stesso accento o di non parlare tutti piemontesi o di non essere nati tutti in Piemonte non significa che la nostra identità sia meno forte degli altri, perché la nostra identità si basa sui valori di cui vi ho parlato fino adesso, si basa sulla capacità del Piemonte di essere guida, avanguardia, illuminata per gli altri, indicare agli altri la strada e di battersi sempre per la libertà e per la giustizia sociale. Quella è l'identità del Piemonte e ovviamente per l'autonomia dei territori, come stiamo facendo e come abbiamo sempre fatto da quando la Lega è nata. E noi questa identità la dobbiamo contrapporre nel gioco politico di questo momento alle identità degli altri, che non significa che siano meglio o peggio, ma che sono diverse, come vi dicevo prima. Da una parte abbiamo una destra che supera ogni problema con il mito identitario della nazione. Il mito identitario della destra oggi è la nazione. Bene, noi non abbiamo invece il mito identitario della nazione, abbiamo il mito identitario dei valori e dei territori e delle identità, che guardano il nostro territorio come una parte dell'Europa. Noi non abbiamo nostalgia dell'Europa delle nazioni, perché l'Europa della nazione è quella del 43 e del 45. Noi abbiamo la prospettiva dell'Europa dei popoli che voleva la carta di Chivasso, che voleva il manifesto di Ventotene, che voleva Umberto Bossi, che voleva Gippo Farassino, che è la storia della Lega. Noi non siamo contro l'Europa, noi siamo per l'Europa dei popoli, dei territori, delle autonomie, non per l'Europa delle nazioni. L'Europa delle nazioni porta alla guerra e non è roba nostra. E dall'altra parte abbiamo invece una sinistra ormai globalista, ormai elitaria, ormai radical chic, che ha come unico collante i diritti civili. I diritti civili, le libertà civili, una sorta di disprezzo elitario verso la povera gente. Cioè chi non abita nel ZTL non capisce quanto sia buona la svolta green per cui tu operaio non puoi più andare in macchina perché non puoi comprarti l'auto elettrica, sei un cafone che non capisce e che è contro l'ambiente. Abbiamo una sinistra
che quindi ha un atteggiamento barista che non si occupa più dei diritti sociali, che non si occupa più del lavoro, che è assolutamente a favore di tutto quello che è multinazionale, grande capitale, e che però è liberale solo nei diritti civili. Perché io vorrei vedere una sinistra liberale anche in tema di giustizia, magari, una sinistra garantista. E invece noi abbiamo la sinistra più manettara che c'è in Europa, ce l'abbiamo in Italia. Io vorrei vedere una sinistra liberale nei rapporti tra lo Stato e il cittadino. E noi invece abbiamo una sinistra che ogni qualvolta che si fa un intervento per tagliare una tassa o per sburocratizzare una procedura amministrativa ci dicono che aiutiamo gli evasori. E quindi hanno una concezione dello Stato che deve essere uno Stato punitivo. Io li vorrei vedere liberali su tante altre cose, ma non lo sono. Sono ormai una miscela terzomondista, elitaria, vicina ai grandi poteri finanziari e globalista. E quindi noi abbiamo modo di collocarci in maniera chiara queste due diverse identità. Come abbiamo detto prima, la nostra identità è diversa. Noi abbiamo i valori del territorio, abbiamo i valori liberali, abbiamo i valori sociali, abbiamo i valori piemontesi, che non sono parole. Perché vedete, la sinistra si è riempita la bocca per anni di difesa del lavoro. La sinistra si è riempita la bocca per anni di sanità pubblica. Proviamo a guardare i fatti, però. Il centrodestra vince le elezioni, la Lega va al governo, la Lega fa un decreto lavoro che taglia di 7 punti percentuali il cuneo fiscale ai lavoratori che guadagnano di meno. 7 punti percentuali per chi guadagna fino a 25.000 euro, 6 punti per chi guadagna fino a 35.000. Questa è una cosa che abbiamo fatto noi. E questi trovano ancora da criticare quando governavano loro, hanno tagliato di 2 punti percentuali e ci raccontavano che era una grande rivoluzione. Ma anche sulle pensioni, noi ci siamo battuti sempre contro la Fornero, siamo arrivati a questo governo e abbiamo deciso di usare tutte le risorse che c'erano per rivalutare le pensioni più basse, quindi se c'era qualcuno che doveva essere scontento con la Lega era il ceto medio ed erano i ricchi, non era la povera gente che sono quelli a cui abbiamo cercato di dare più soldi. Noi questo l'abbiamo fatto, come noi abbiamo fatto la quota 100 quando abbiamo potuto. La sinistra che ha paura di difendere le pensioni ha votato la legge Fornero. Questa è la sinistra oggi, una contraddizione su tutti i valori che ha sempre propagandato. E sulla sanità pubblica, guardate, è la cosa più incredibile di tutte. Sono 11 anni che ha governato la sinistra con un buco di un anno, e quindi se un'approfondimazione non è stata fatta, evidentemente non è stata fatta da loro. E sono stati loro ad approvare i tagli di Monti, sono stati loro ad approvare la legge Balduzzi, quella che prevedeva che ogni 500.000 abitanti dovesse esserci un ospedale, sono stati loro quelli che hanno chiuso gli ospedali in regione che adesso noi stiamo riaprendo, sono stati loro che hanno bloccato gli investimenti per nuovi ospedali che ora noi abbiamo ottenuto, e soprattutto sono stati loro che continuano a blaterare di sanità privata, perché noi in Lombardia abbiamo un modello di eccellenza di integrazione pubblico-privato che ai cittadini non costa un euro. Sono stati loro a non rendersi conto che mentre non si occupavano di sanità e tagliavano le risorse, la sanità pubblica veniva privatizzata di fatto, perché le cooperative private andavano a prendere i posti negli ospedali pubblici sotto la loro guida. Arriva un governo di centrodestra con la Lega, abbiamo messo lo stop ai gettonisti negli ospedali pubblici. Abbiamo messo uno stop alla sanità privata rispetto alla sanità pubblica, l'abbiamo fatto noi, non l'hanno fatto loro. E allora, vedete, le battaglie che dobbiamo fare sono tante, la difesa del lavoro, la difesa delle pensioni, dei diritti sociali, le battaglie liberali sulla giustizia, sulle tasse, su uno Stato meno opprimente. Ovunque ci sarà una battaglia di questo tipo, noi da militanti ci dobbiamo essere. Noi ci dobbiamo essere in periferia a Torino, quando l'immigrato clandestino vuole impedire magari a un'anziana signora di condurre una vita normale, di andare a fare la spesa, di essere molestata, insultata o magari rapinata, perché dobbiamo tutelare i diritti di quella persona. Ma con la stessa forza non dobbiamo esserci solo con l'immigrato clandestino che è parte debole, noi dobbiamo esserci anche contro la multinazionale che non paga il rider, perché per rider magari è un nostro fratello piemontese che fa quel lavoro nonostante sia stato laureato e non abbia trovato di meglio. Noi dobbiamo esserci ovunque ci sia un'ingiustizia sociale, un'ingiustizia di qualunque tipo. Noi dobbiamo essere ovunque, paese per paese, città per città, e batterci come ci siamo sempre fatti. Io nel ringraziarvi tutti per il supporto che mi avete dato, che mi darete, e per le battaglie che faremo insieme, vi posso garantire che in queste battaglie io ce la metterò tutta. Non vi posso garantire che le vinceremo tutte, questo non lo posso fare. Ma vi posso garantire che
che ogni battaglia che affronteremo insieme, come l'abbiamo affrontata in questi 7 anni, noi, la Lega Piemontese, l'affronterà sempre a testa alta e non dovremo vergognarci mai. Grazie a tutti, viva la Lega, viva il Piemonte e grazie a Matteo Salvini per il grande lavoro che fa e per la fiducia che mi ha dato in questi anni insieme a voi. Grazie.